Buongiorno a tutti ragazzi, scusatemi se sto mancando molto nelle mie riprese e nelle mie puntate perché ci sono dei problemi di vita mia privata e quindi sto rallentando le mie puntate, perdonatemi. Allora ragazzi, sto per emozionarmi. Mi hanno dato l'autorizzazione perché io conosco bene, che è una bravissima persona, il sindaco di Quarto. Mi hanno dato l'autorizzazione di entrare a visitare l'asilo che ho vissuto negli anni del 1990, quando ero bambino. E quindi ragazzi, questo è la mia infanzia, da quando io venivo qui da bambino e giocavo, imparavo un sacco di cose e dopo tantissimi anni sto per entrare qui. 1990 fino adesso che siamo nel 2022. Non riesco neanche a parlare perché sono già emozionato. Sto per entrare qui dentro, ragazzi. Voi che avete vissuto questa bellissima esperienza quando eravate piccoli, iscrivetevi al mio canale, restate in contatto, mettete i bellissimi like perché state per recarvi indietro nel passato. Let's go! Ero un bambino molto affettuoso e timido. Ero anche a volte birichino. Mi dicevano i miei genitori che da bambino ero diverso dagli altri bambini. Ero sempre attaccato da mia mamma, perché lei mi voleva sempre proteggere. Invece i miei zii e soprattutto la potenza di famiglia, mia nonna, voleva che io imparassi come tutti gli altri bambini. Ma io non riuscivo, ero troppo piccolo di testa, ma grazie ai compagni che mi facevano giocare, mi insegnavano la maestra Elvira un sacco di cose molto belle. Sto per mettere il piede dopo tantissimi anni. Andrea Palla, l'attore che fa Andrew Peppe, metterà il piede dopo tantissimi anni. Ditemi la verità, non ve l'aspettavate che un giorno questo bambino diventò un personaggio che voi seguirete sul canale YouTube? Andrew Peppe Indiana Jones. Un ragazzo così coraggioso che fa esplorare luoghi abbandonati e facendo avventure incredibilmente così impegnative. Sono passati 34 anni. Ragazzi, un disastro totale, una sporcizia ovunque. Mi sembra che dovrò mettermi la mascherina, ragazzi, perché è veramente un disastro. Guardate, sto per emozionarmi, ragazzi, sto per entrare dopo tantissimi anni. Sto per emozionarmi, volevo entrare in compagnia con i compagni che hanno vissuto insieme con me. Ma non voglio disturbarli perché ragazzi sono impegnati, hanno lavoro, hanno famiglia e quindi non posso dire ragazzi dovete venire con me e quindi perdonatemi. Guardate la mia puntata così potete vedere tutto quello che io possa riuscire a filmare, ok? Vai, continuiamo, adesso mi metto la mascherina. Dovrei avere
Spero di averlo portata perché, ragazzi, quando scopriamo che devo entrare in un posto che mi piace molto, mi emoziono e non riesco più a trovare quello che mi serve. Infatti, mi sono dimenticata la mascherina. Vabbè, pazienza, ragazzi. Niente mascherina, però importante i guanti. Sì, mi sa che qui ci sono tantissime persone che qui ci buttano delle cose perché tutto è abbandonato. E guardate, non ci posso credere, ho roba ovunque. Magliette, delle Cagliari, molto. Questa è una meta molto vecchia degli anni, non so. Una televisione degli anni 90, le prime televisioni che avevamo nei nostri tempi. Che marca è? Il regolatore, la corrente, piatti di plastica, forse questo è moderno perché qualcuno l'abbia sicuramente buttato qui perché non so, Barbone ci vive. Questo rispostiglio, che cos'è? Un magazzino, che cos'è? Ah, lì ci sono delle cassette, vedi, c'è Claudio Baglioni. Claudio Baglioni, ci posso credere. Stavo ascoltando Claudio Baglioni, le maestre. Ragazzi, se trovo tutte le scritte degli anni quando ero bambino, le cose che facevamo noi bambini, che pasticciavamo i muri, i tavoli, e tante altre cose, io giuro che mi metto a piangere o a ridere. Guardate com'è tutto pieno di muffa. Ok, ci siamo. Ok, questa sarebbe scusate, la cucina dove cucinavano sicuramente non ci posso credere. Delle cose interessante chi ha vissuto, però questo è moderno, eh? 2008. C'è una specie di libro, quadernini, qui ci sono. Dove è scritto la data? La data, dove c'è scritto la data? Sto cercando la data, ragazzi. Questi erano i tavolini. E forse, non penso i nostri. Forse le maestre, mi ricordo che la mia maestra si chiama Maestra Elvira, era molto severa ed era una brava maestra era. E chissà come starà. Spero che questo video la stia guardando, che non so neanche vuoi fare le corna, spero che non sia morta. Io spero che lei stia bene, la saluto da parte mia, eccomi dopo tantissimi anni, guarda come sono diventato, un uomo di 34 anni, e io qui, oh mio Dio, mi viene da piangere, mi viene. Questa era la mensa, io dicevo da bambino, dicevo che la mensa era grandissimo, ma perché ero piccolo. E io la vedevo come se fosse una mensa grande. Infatti adesso che sono grande come la maestra e tutti quelli che ci davano da mangiare, è piccola come stanza, come mensa. Vedete? Le porte tutte distrutte.
Qui c'erano tutti i tavolini dove noi mangiavamo, qui mangiavamo. Sì, è qui che c'è stato l'incendio, che mi hanno detto. Ecco qua i piatti. I piatti dove noi mangiavamo. I nostri piatti. I piatti dove noi mangiavamo. Che ci davano da mangiare, non ci posso credere. Ragazzi, ok, va bene, mi fa emozionare entrare qui dentro, nella mensa. Pensa dove io ho vissuto per anni, che mi sono messo a piangere da bambino, che volevo giocare, volevo avere i miei giocattoli, perché tra compagni litigavamo. Io voglio quello, voglio l'altro, voglio la gru, voglio la maestra via. Ci diceva cosa? Basta, basta bambini. Tu prendi quello e tu fai quello che ti dico io. Mezza, bisticciavamo. Bisticciavamo. E questi sono i nostri piatti. Piatti nella mensa. Guardate com'erano piccolini i nostri piattini. Posso credere, erano veramente celesti, erano i nostri piatti. Tante cose, ci devo mangiare pasta, la minestra, la carne non me lo ricordo, ma forse carne morbida. E la cosa più buona che noi ci davano a mangiare era il budino. Il budino che non mi ricordo più il sapore. Io da piccolino non è che ne volevo, però me lo faceva assaggiare il mio ex compagno, il mio miglior compagno che si chiama, con lui si chiamava Mameli, però non ricordo il suo nome, non ricordo il suo nome, chissà come staranno i miei compagnetti. Sì, mi ricordo che c'era un altro che si chiama il cognome Stocchino, il compagno, mi ricordo, sì, mi ricordo il mio amico, Roberto Boi, mi sembra Roberto, beh, mio amico di infanzia Vincenzo Calvagno, mi ricordo, poi mi ricordo che c'era mia cugina, c'era mio fratello, c'era un sacco di compagni. Bene, adesso ci troviamo nella parte più importante dove ho vissuto, ragazzi. Il corridoio, le aule, i bagni. I bagni io non me lo ricordo. Diamoci un'occhiata.